Per una squadra ancora in piena corsa per non retrocedere, ce n'è un'altra praticamente già salva. Per un Crotone che non può permettersi passi falsi, c'è un Sassuolo a cui potrebbe bastare anche un pareggio per mettere in cassaforte il biglietto per la permanenza in Serie A domani, alle 12.30, pranzo di fuoco a Lezio Oshida di Crotone, dove le formazioni di Zenda e Iachini si giocheranno una fetta importante delle rispettive stagioni. All'andata finì 2-1 per il Sassuolo, che domani troverà una bolgia rossoblu, avendo la società calabrese messo in vendita i biglietti a un prezzo ridottissimo per favorire l'afflusso dei tifosi. L'arbitro del match sarà il signor D'Amato. Come arriva il Crotone, reduci da due risultati utili consecutivi, l'1-1 contro la Juventus e il 2-1 di Udine, è un Crotone in forma quello che si presenta alla sfida di domani con il Sassuolo. Se il campionato finisse oggi, classifica alla mano, gli squali sarebbero salvi la SPAL, terz'ultima, e a 2 punti di distanza. Vincere lo scontro diretto col Sassuolo è un obbligo per la squadra di Zenga, deciso a confermare in blocco il 4-3-3 della scorsa settimana. Nessun dubbio dunque né in difesa né a centrocampo, gli unici interrogativi riguardano l'attacco, con Stojan, Trotta in linea a contendersi le due maglie da titolare per affiancare Simi nel tridente rosso-blu. Ancora i box Benali e Budimir non verranno convocati. Come arriva il Sassuolo, dopo una stagione ricca di alti e molti bassi, il Sassuolo è definitivamente uscito dalla lotta per la salvezza. L'ultima sconfitta della squadra di Iachini è datata 25 febbraio 03 con la Lazio, da lì in poi una striscia di 8 risultati utili consecutivi ha permesso ai neroverdi di balzare al 13° posto in classifica con 37 punti a più 8 dalla zona retrocessione. Squalificato a Giappone, con Lirola in infermeria, il tecnico dovrà adattare uno tra Rogelio e Dell'Orco come laterale destro dell'ormai collaudato 3-5-2. A centrocampo out Sensi, toccherà al terzetto Missiroli, Manganelli e Mazzitelli. Davanti ci sarà Berardi in coppia con Politano, che in settimana ha svolto alcune sedute di allenamento differenziato. Non dovrebbe essere del match neanche l'infortunato Goldaniga. Probabili formazioni Crotone 4-3-3 con Daz, Faraone, Ceccherini, Capuano, Martella, Barberis, Mandragora, Roden, Trotta, Simi, Nalini. A disposizione Festa, Viscovo, Aielti, Pavlovic, Sampirini.